Salve a tutti, sono Aureliano, benvenuti nel mio canale. Oggi una video recensione di un prodotto. Ho acquistato un nuovo telefonino, un Umidigi, io già avevo un Umidigi, ho acquistato un altro Umidigi, avevo un Umidigi S, adesso ho acquistato tramite Amazon, ho pagato, perciò nessuna recensione, diciamo così, a favore. Io quello che compro faccio la recensione, recensioni veritiere, perché io le pago, perciò non pago il prodotto, perciò non mi importa se è, però cerco sempre di acquistare prodotti buoni che a me piacciono e casomai consigliarveli anche voi, o meglio illustrarvi, poi sapete voi se è un prodotto che fa per le vostre tasche e per le vostre esigenze. Eccolo qui, il telefono è un Umidigi F1 Play, la versione Play, perciò non la versione da 4 giga 128 di ROM, se ricordo bene. Questo invece è il 6 giga 64. Cosa particolare che differenzia con l'altro? Con l'altro fratello, direi minore, perché costa qualcosina in meno e anche qualche caratteristica in meno, è che ha una fotocamera posteriore da 48 megapixel. Ovviamente sarà un po' interpolata, non saranno 48 megapixel reali, però adesso in questa recensione ve lo illustro, faremo qualche foto, qualche video, perché a me quello che interessava effettivamente era il reparto fotocamera, e vediamo un po' se è veramente un telefono che vale 200 euro e un telefono che veramente, se è così come dice Andrea Galeazzi, un best buy. Allora, non perdiamo altro tempo, cosa importantissima, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace se vi piace il video. Cosa altrettanto importante, attivate le notifiche, così appena esce un video nuovo vi arriva subito la notifica. Non perdiamo altro tempo, sigla, iniziamo! Questo è il pacco, vediamo un po' cosa c'è all'interno. Vediamo. Questo l'ho acquistato su Amazon, 200 euro all'incirca. Allora, vediamo subito. Questo, classica confezione Umidigi, eccola qui, bella, sempre già, come vi ho detto, già ho acquistato altri due device, stessa confezione, grosso modo uguale. Allora, andiamo ad aprirla, vediamo un po' all'interno cosa c'è. Allora, i sigilli sono presenti, ecco qui, e lo apriamo, vediamo un po' le caratteristiche. CPU, questo ovviamente è una MediaTek MT6771, ha un quad core Cortex A73, più, diciamo così, da 2 giga, più un altro Cortex A35 da 2 giga. Poi vediamo che c'ha all'interno un Android, un 9 Pie. Questo non è, insomma, così personalizzato Umidigi, ma è un Android stock. Poi ha un 6 GB di RAM e 64 GB di ROM. Poi ha la possibilità di inserire due nano SIM, o una nano SIM e una micro SD, espandibile fino a 256 GB. Poi ha una batteria, questo insomma è un po' la particolarità sempre un po' dell'Umidigi, da 5150 mAh, cioè da 5 amperore, e qualcosa in più. Ha uno schermo da 6,3 pollici, 1080x2340 pixel, una camera posteriore da 48 megapixel, più la 8 per l'effetto bokeh, e una frontale da 16 megapixel, la selfie cam. Poi ha come possibilità di connessione GSM, connessione voce, insomma, anche con voce, GSM B2, 3, 5, 8 le bande, VC, DMA B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19, poi CDMA BC0, BC1, TD-SC, DMA B34 e 39, e poi un po' tutte le bande classiche che abbiamo per l'LTE, tra cui anche la banda 20. E poi che altro dire? All'interno c'è il caricatore, l'adattatore per il caricatore del cavetto, il cavetto USB, il manuale e la cuverina. Comunque apriamo e vediamo all'interno. Allora, questo ve lo zoomo così magari potete rivederlo anche un po' voi, vediamo se ci riesco a metterlo bene. Eccolo qui. Poi vediamo all'interno, lo sto aprendo con voi, perciò. Allora, bigliettino anche molto carino, che ringrazia insomma dell'acquisto, eccolo qui. Poi il telefono, che è veramente carino. Allora, vedete, questo ha la cover
è nera, però all'interno il cellulare io l'ho preso rosso, eccolo qui, guardate che bello, già c'è una pellicola, ma è solo la pellicola, non è un vetro credo, anche se fa spessore, no è un vetro, è un vetrino insomma, quelli che chiamano vetri temperati, anche se poi penso che sia plastico. E qui dietro invece c'è umidigi con tutte le cosine varie, che dice insomma quali sono i vari, il bilanciere del volume su e giù, me lo metto a favore di camera, bilanciere del volume su e giù, accensione. E invece da questa parte è possibile insomma lo slot dell'SD. Poi qui sotto abbiamo il microfono, altoparlante, o meglio dire, altoparlante, microfono e jack cuffie. Da questa parte il microfonino, quello per il soppressore. Qui abbiamo la telecamera da quella frontale, eccola qui, per questo al notch a goccia. Vediamo se riesco a me. Ok. Invece qui dietro abbiamo, molto bellino questo effetto, camera principale, camera secondaria e flash. E qui abbiamo il touch, insomma, quello, lo sblocco. Allora io questo l'ho acquistato, come già vi ho detto, guardate qui che carino anche questo effetto all'interno, eccolo qui, invece fuori è una sorta di plastica antiscivolo, è fatta veramente bene. Io l'ho comprato per sostituire dove il mio cellulare questo qui, che ho anche rotto il vetro qualche giorno fa, perciò adesso passo tutto qui sopra, tengo questo, su questo cambio il vetro, magari faccio un altro video di questo che cambio il vetro, questo è sempre un umidigi però ha già i suoi anni, mi sono trovato molto molto bene, tranne un po' su questo modello qui, tranne un po' la fotocamera, cosa che su questo l'hanno migliorata, specialmente su questo che è la versione Play. Poi vediamo ancora sotto cosa troviamo. Allora troviamo il classico insomma manualetto proprio con streaming sito, ma ormai su questo tipo di terminali il manuale è un qualcosa di in più, diciamo. La spilletta, quella per cacciare la SD, per cacciare insomma sia l'SD che la SIM. Questo qui è il caricabatterie, è un caricabatterie rapido che è già come quello che ho anche sull'altro umidigi, perché anche quell'altro ha la porta, questa cosa importante, forse prima non ve l'ho detta, questo telefonino ha il connettore USB Type-C. Ok, anche l'altro è il Type-C, perciò ricarica rapida. Vediamo se riesco a farvelo, perché altrimenti non si vede. La plastica è durissima. Ok, eccolo qui, le caratteristiche. Allora io vi dico già quello che ho di umidigi, carica velocemente, e su quello mi sembra, se ricordo bene, la batteria è da 4500, qualcosa del genere, comunque quello è l'umidigi S. E 4500 forse, però dura tantissimissimo, anche facendo la giornata, come la chiama Andrea Galeazzi, la giornata stress, mi dura una giornata, ma con un utilizzo normale ci fa benissimo un giorno e mezzo tranquillamente. Classico gavetto umidigi rosso, è bello doppio, perciò dentro sicuramente ci sono dei buoni gavetti, perché vi assicuro che carica benissimo. Si vede la differenza se carico con questo o se carico con un altro gavetto. Lunghezza all'incirca un metro scarso, è identico a quell'altro che ho, né più né meno. E andiamo ad accendere il terminale. Allora, accendiamo insieme il terminale. Allora, io adesso mentre cambiavo il verso della telecamera per metterlo insomma a favore dello schermo, ho visto un po' meglio questa protezione che c'è anteriore. Secondo me, vedendola meglio, non è un vetro temperato, ma è solamente una pellicola. Perciò prossima cosa che faccio, vedo un po' se ci sono disponibili su Amazon, su eBay, da qualche parte, quei vetrini temperati, perché vi dico, su quell'altro mi ha salvato più di qualche volta. L'ultima volta non mi ha salvato il telefono perché, colpa mia, avevo rotto la pellicola in vetro e non l'avevo sostituita, perciò all'ennesima caduta, mi è caduto chissà quante volte, questo l'ho preciso, sull'altro mi è caduto un macello di volte e non si è mai rotto. Adesso si è rotto ma ancora funziona, lo cambio il vetro solo perché voglio dare alla mia compagna, perciò gli voglio insomma ridargli il vetro integro, perché ho paura insomma che si può far male. Potevo cambiare anche solamente
la pellicola sopra, però preferisco cambiare tutto, insomma, tanto ho visto costa una trentina d'euro, la sostituzione ce la faccio io, perciò mi sembra una cosa, anche se non vale più tantissimo, però va benissimo, anche quello ha un 4 giga di RAM, 64 di ROM, perciò va veramente bene, sì, 4 di RAM e 64 di ROM, questo invece ha 6 e 64, però vi dico la verità, questo l'abbiamo preso perché ha una fotocamera superiore, e siccome fra qualche giorno divento papà, perciò voglio avere un telefonino per fare qualche foto un po' più bellina. Tutto qua. Allora, leviamo la protezione anteriore, eccola qui, schermo lucidissimo, bello veramente, e leviamo anche quella posteriore, eccolo qua. Perciò eccolo qua, già cominciamo a sbatterlo, eccolo qua, bellissimo, mi piace molto, infatti ho fatto bene a prenderlo rosso, molto più bello. Lo accendiamo. Allora, eccolo qua, anche se la schermata principale da umidigi, però dentro è stock. Lo schermo, come potete vedere, adesso vediamo quando magari esce via un'immagine, anche la l'intro è molto carina. Io del mio, dico la verità, non lo ricordo perché praticamente non lo spengo mai. Eccolo qui. Da qui possiamo un po' apprezzare lo schermo. Vediamo un po', forse il telefono va subito. Vediamo se riesco a mettere a fuoco un po' diversamente. No, purtroppo mi si scurisce perché è molto luminoso lo schermo, perciò la telecamera tende un po' a scurirsi. Vabbè, comunque vedete qui, all'esterno c'è veramente, ecco, la batteria, anzi anche carica al 90%. La cornice è veramente piccola. Adesso non ricordo la percentuale, magari poi nel montaggio lo scrivo quanto è la percentuale di copertura, ma è tantissima. Allora mettiamo italiano, dov'è, eccolo qui, Italia, inizia, connetti alla rete mobile, ignora, non ho messo ancora la sim dentro, anche la wifi ignora, e vediamo un po'. Sì, vabbè, questo lasciamo tutto, 7 giugno, 12, 18, 17, 16 siamo. Un altro, c'è tanto, poi lo resetto, insomma, adesso faccio qualcosa così. Sblocca l'impronta, utilizzato l'impronta digitale per sbloccare. No, l'impronta digitale è sequenza, ma sì, facciamo impronta digitale è sequenza. Avvio sicuro, oltre a utilizzare l'impronta digitale per sbloccare il video, puoi aggiungere un'ulteriore protezione che andrà sequenza. Fino a che si potrà riuscire a chiamare? Ok, sì. Facciamo la classica opera. Ok, è una L. Tracci di nuovo la sequenza, è una L. Tocchiamo il sensoretto dietro. Ogni tocco rileva, Facciamo molto bene. Forse adesso è stato un po' troppo veloce. Allora, vediamo, riprova. Ah, lo levavo troppo velocemente, forse. Purtroppo la telecamera, e lo sto prendendo in una posizione un po' poco naturale, e lui se ne accorge. Ecco qui, infatti sì, ruota un po', forse va meglio. Eccolo qua, impronta aggiunta, avanti. Allora, lo schermo si vede veramente bene, è impressionante la differenza con l'altro, anche se l'altro secondo me si vedeva già benissimo. Cosa posso farvi vedere? Allora, questo ha il roller giù, in giù, vediamo se c'è. Allora, la fotocamera, eccola qui, consenti. Allora, la differenza è sostanziale con l'altro. No, ma la differenza è sostanziale. Allora, il reparto, vediamo un attimo, visto che l'abbiamo aperto, vediamo un attimo il reparto foto un po' come è fatto. Allora, possiamo scegliere tra il timelapse, poi i video, immagine pro, dove abbiamo un po' tutte le personalizzazioni che si mettono un po' anche alle fotocamere, poi stereo, che penso sia l'effetto bokeh. Vediamo un po', mettiamo qui a fuoco, però adesso qui non renderà mai bene perché
bisogna fare. Vabbè, da qui non si capisce bene, poi mi faccio qualche foto e la inserisco. Vediamo ancora cosa c'è. E poi c'è il rallentatore. Insomma, uno è il timelapse e uno... insomma, uno fa tante foto e uno fa il... questo qui è una traduzione un po' maccheronica. Rallentatore sarebbe, non mi viene il termine. Lo slow motion. Allora, uno è il timelapse e uno è lo slow motion. Poi vediamo un po', vediamo qui, infatti ci dice troppo vicino al soggetto, ma non riesce a mettere a fuoco. Beh, perciò ci dice anche quando non riesce a mettere a fuoco, questa è una cosa simpatica. Poi vediamo un po' cosa c'è installato già da subito. Vediamo un po' le applicazioni di Google, c'è già Chrome, però andiamo dietro, eccolo qua. Perciò abbiamo già, non dobbiamo installarlo, già c'è dentro: Google, Chrome, Gmail, Map, YouTube Drive, Play Music, Play Film, Duo e Foto. C'è già il Play Store. Cosa c'è ancora? Altre applicazioni utili, vabbè, Gmail abbiamo detto, Apps abbiamo detto, e niente, queste sono un po' quelle che ci sono già dentro. Questa è una cosa positiva, perché altrimenti abbiamo un sacco di applicazioni che rompono continuamente le scatole. Invece in questo modo non ce l'abbiamo, non ci rompono le scatole, installiamo quello che ci serve. Infatti è un Android Stock, come vi ho già detto. Andiamo un po' nelle impostazioni. Andiamo dietro, dove sono le impostazioni? Io lo sto vedendo con voi la prima volta. Forse le impostazioni ce le abbiamo qui sopra. Un po', eccole qua. Allora, WiFi, Bluetooth, non disturbare, torce, rotazione automatica, risparmio energia, geolocalizzazione, attiva suoneria e per registrare lo schermo. Poi, eccola qui, entriamo nelle impostazioni. Vediamo rete, internet, schede SIM, hotspot, le classiche impostazioni. Poi le app e le notifiche. Qui devo vedere un po', perché quell'altro midigi che avevo, c'erano più gradi di autorizzazioni da dare, perché in base al grado di autorizzazione che davamo si accendeva, cioè diciamo così, c'erano le notifiche a schermo spento, a schermo acceso, connesso, cioè c'erano varie possibilità di fare, oppure solo con l'applicazione aperta. Tutto ciò per risparmiare batterie e per ottimizzare un po' il funzionamento. Poi abbiamo la possibilità, vediamo qui, spazio utilizzato di archiviazione. Adesso questo è diciamo così libero. In automatico già 8 giga e 19 sono occupati, perciò il 13% dello spazio già è occupato dal sistema. Qui non abbiamo messo niente. Vedete, qua c'è altre app, sicuramente c'è qualche, vabbè, le classiche app di Google. Poi perciò se levate anche quelle, che risparmiate altre 2 giga, ma dopo il telefono sarà diciamo così non molto funzionale. Poi vediamo che altre cose ci sono. La batteria 89%, ci dà risparmio energetico intuitivo di stand by. Questo telefono ha anche la possibilità dello sblocco ovviamente c'è lo smart assist, perciò possiamo un po' dare un po' tutte le come posso dire, insomma, possiamo disattivare e attivare i bottoni qui sotto, li possiamo rovesciare, possiamo magari levare i bottoni virtuali, ma dare le funzioni con le gesture. Questa è una cosa abbastanza simpatica, perché recuperiamo un pezzettino di schermo. Io non lo metto perché ancora sono poco pratico, perché l'altro non lo aveva. Poi vabbè, il classico account, il fingerprint, vi dicevo c'è anche lo sblocco con il volto, vediamo un po' se lo troviamo. Vediamo dove c'è forse sicurezza. Qui sul smart assist, no. In capture, vediamo cosa c'è. Sicurezza e posizione. Trovo il mio sblocco volto. Eccolo qua. Perciò con questo possiamo anche fare lo sblocco con il volto, cosa abbastanza comoda. Funziona solamente con la luce, perché non è infrarosso, perciò non è tipo l'iPhone, però è abbastanza comodo, perché mal che vada, insomma, se lo sblocchiamo con il volto, se non va utilizziamo il fingerprint, il lettore di impronta che c'è posteriormente. Allora, oltre questo non credo di far vedere altro, anche perché l'ho appena acquistato. Adesso poi casomai facciamo qualche video, qualche foto, e faccio un altro video con qualche piccola
con qualche impressione, qualcosa. Per adesso mi piace molto, ha dei colori veramente vivi, belli, veramente. Meglio anche forse dello sfondo, però anche un po' le icone sono fatte veramente bene. Ci piace, vediamo un po' la luminosità. Come è messa la luminosità, vediamo un attimo se è in automatico. Vediamo dove la troviamo. Ah, eccola qui sopra. Come si mette in automatico? Non lo so, vediamo un attimo, forse qui da display, luminosità adattiva, eccolo qua. Perciò se io metto il livello di luminosità, vediamo un po', copro qua sopra e si abbassa, scopro e si dovrebbe rialzare, perciò funziona molto bene. L'altro invece era un po' più pigretto a fare questa cosa, vedete un po' qui sopra c'è il sensore di luminosità. Cioè, meno luminosità c'è, si abbassa, non ci dà fastidio agli occhi, specialmente per chi come me passa qualche ora anche a letto con, vabbè, qualche ora è un po' esagerato, un po' di minuti a letto con il cellulare, insomma non ci darà troppo fastidio. Ovviamente mettiamo luminosità adattiva, e qui possiamo mettere anche la notturna che va in base alle ore, però non ha granché di senso. Poi ci sono un'altra marea di, possiamo mettere lo screensaver, personalizzare la dimensione dei caratteri. Solleva per riattivare, cioè appena noi lo alziamo subito si riattiva, insomma ci sono tantissime cose che possiamo. Poi casomai se ne scopro qualcuna carina faccio un video, così se c'è qualcosa di particolare è bello insomma che ve lo porto a conoscenza. Allora, ho preso questo telefonino perché tra quelli che c'erano in vendita, anche se non costa pochissimo, costa 200 euro, è un, tanti lo chiamano insomma questa serie di telefonini, lo chiamano il cinafonino, l'ho preso però perché mi piaceva come era fatto, ha delle ottime recensioni, livello qualità prezzo penso che sia veramente ottimo, anche un po' con le caratteristiche. Quello che mi interessa a me era il reparto fotocamera, perché per quanto riguarda il reparto processore già lo conoscevo e riconosco insomma un po' come umidigi e va veramente bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, eccolo qui il telefonino, a me è piaciuto tanto, adesso diciamo così, lo utilizzo ancora un po', visto che non l'ho utilizzato per niente perché l'ho voluto aprire insieme a voi. Magari già fra una settimana vi do qualche impressione, mi ha fatto subito già una buona impressione. Vedete il design è bellissimo, mi piace molto 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 molto. Rosso così, qualche impronta, però insomma poco mi importa. Già all'interno c'era, vi ricordo che c'è la cover. Comprerò sicuramente il vetrino davanti, sperando che già è disponibile. Che altro dire? Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, spulciate un po' se c'è qualche altro video che vi piace, commentate, chiedetemi qualcosa particolare che magari ho lasciato. Scrivetevi se già anche voi avete lo stesso telefonino, datemi qualche consiglio, qualche funzione particolare, insomma, scambiamoci qualche parere, mi fa molto molto piacere. Vi ringrazio, alla prossima.